Carissimi tonsori, bentrovati al nostro appuntamento del sabato, come oramai da qualche tempo immancabile, con questo nuovo test di un sapone duro, perché stiamo provando diversi saponi ultimamente e oggi vediamo anche un prodotto che si può trovare soprattutto in profumeria. Uomo, in questa versione Dandy. Vediamo questo sapone duro come si comporta. Molto spesso i saponi duri, se non hanno dietro una cultura, se vengono fatti fabbricare conto terzi, non si ha magari la consapevolezza del prodotto finale, quindi da come si comportano gli ingredienti, eccetera, eccetera. Beh, devo dire che i saponi duri non sono un prodotto facile da vendere, facile da utilizzare e quindi è una cultura molto vecchia della rasatura tradizionale e dobbiamo verificare i vari produttori che cosa mettono sul mercato, come si pone il sapone duro nei nostri confronti con l'utilizzo dei pennelli e la scorrevolezza del rasoio. Vediamo la recensione di questo uomo. Allora, questo si tratta di un refill, che apro in questo momento. E oggi lo proviamo, lo mettiamo a dura prova. Oggi mettiamo a dura prova il sapone perché, come sappiamo, i saponi duri danno il meglio di sé con ciuffi Silver Tip. Mentre invece oggi utilizziamo addirittura Chubby 3 Best Badger. Questo è assetato di sapone e di umidità. Di sapone e umidità. Chubby 3 è una cosa fuori dal comune. Fuori da ogni canone di utilizzo del sapone, soprattutto duro. Diciamo che il ciuffo non è esattamente predisposto per l'ampiezza e anche per sue caratteristiche. Best Badger, contrariamente a Silver Tip, che raccoglie un'umidità in modo diverso. Adesso vediamo questo uomo refill Dandy. Che vado a scartare in questo momento. Profumazione molto classica, lavanda, chiaramente, ma non solo. Ci sono diversi sentori. È complessa la profumazione. Dandy, che mi scivola. Vediamo di metterlo a regime. Con l'acqua sul fondo, vediamo di far sciogliere un po' questo sapone che premo sul fondo, in modo che rimanga saldo poi per il montaggio. Devo dire che il sapone si scioglie comunque, quindi è già una caratteristica favorevole. Bisogna vedere poi la persistenza della schiuma in montaggio. Vediamo un po' con questo Chubby 3 che cosa succede. Chubby 3, abbiamo detto un pennello enorme, un pennello che ha un manico veramente imponente, persino per la mia mano importante, perché è grossa la mia mano. Sono alto quasi 1,90 m, quindi ho una manazza gigantesca. Eppure Chubby 3, forse rispetto alla mia mano sembra addirittura un pennello normale. In realtà è gigantesco, eh. È veramente gigante, guardate che ciuffo, pazzesco.
È pazzesco. È più grosso di un'orbita del mio occhio. Adesso vediamo con questo dandy uomo, come si comporta. Io inizio a montare raccogliendo l'acqua di vegetazione del sapone. Vediamo un po'. Qui il montaggio deve essere prolungato, perché deve raccogliere benissimo il sapone, quindi devo fare diversi passaggi in ciotola. Intanto mi rimane incollato comunque sul fondo il sapone, ed è già un grosso vantaggio, che almeno rimane fermo. Qui non parliamo di saponi saponi storici o comunque di case che vivono di costruzione di sapone. Qui parliamo di un prodotto di profumeria, quindi è un sapone che è stato prodotto per conto terzi, quindi dobbiamo valutarne le caratteristiche e vedere se andare in profumeria poi alla fine conviene, oppure dobbiamo rivolgerci ai produttori che ne sanno di sapone duro. E qui sto montando, aggiungiamo ancora un po' d'acqua, poca, che come dicevo CaB3 raccoglie una quantità d'acqua elevatissima. Diciamo che è un 48 fatto, un omega 48, però fatto in tasso, fatto in tasso. Tanto è partito un antifurto fuori dalla finestra. E qui comincia il montaggio vero e proprio, perché vedo che la schiuma prende corpo ed è una schiuma anche piuttosto corposa. Bah, cosa diciamo? Che il CaB3 ha preso abbastanza sapone. Bah. Aggiungo ancora un filo d'acqua e vediamo di far penetrare l'umidità all'interno di questo ciuffo enorme. Chi ha CaB3 capisce benissimo quello che sto dicendo, e che con un montaggio con sapone duro non è assolutamente facile. Vediamo questo uomo che è giunto a termine del montaggio. Adesso mi bagno il viso e vediamo come si comporta. Vediamo questo uomo Art Soap. Sapone che vedo scorrevole per un rasoio a mano libera, un po' troppo evanescente.
Anche perché con il montaggio che ho fatto la schiuma avrebbe dovuto esplodere in viso. Qua addirittura si sente secchezza. E questo purtroppo è lo scotto da pagare per le saponificazioni conto terzi. C'è un proverbio che dice non mangiare dove dormi. Quando uno va in hotel, non è che può mangiare al ristorante dell'hotel, perché sanno fare da dormire ma non da mangiare, no? E qui siamo nelle medesime circostanze. Un sapone che potrebbe anche essere valido, però dipende dal contesto. Certo che con un DE il montaggio risulta difficile, no? Manca di grassezza. Sapone che potrebbe anche rimanere sul viso. Vediamo un po' l'unghia e viene via però. Viene via. Qui siamo di fronte a un'altra saponetta costosa per le mani. Però attenzione, posso vedere valido per una sbarbata con mano libera, perché non dà volume, quindi magari con aggiunta di acqua può essere anche molto scorrevole. Mano libera, camisori. Sciavette. E niente, lo vedete anche voi. Chubby 3, che è intriso, per carità, di sapone. È intriso, vedete? Di schiuma ce n'è, però non è una schiuma compatta, non dura. Non dura. Peccato perché comunque la profumazione è notevole, eh? È una lavanda piuttosto elaborata. È una lavanda piuttosto elaborata, ricca di profumi, di sentori, però non. Non regge il montaggio. Non regge il montaggio.
Un'altra saponetta costosa, amici. Ma del resto, come dicevo, il sapone duro è una cultura. Non è facile produrre un sapone duro. Chi sceglie il sapone duro non è il neofita esattamente. Se non ci capita per sbaglio nel sapone duro, è una persona che di rasatura ne capisce, sa il fatto suo, sa benissimo che cosa vuole acquistare, che cosa vuole ottenere e vuole mantenere la tradizione, però vuole delle caratteristiche che sono diverse. Qui devo sciacquare bene il Chubby 3 perché ha ancora dei residui di sapone all'interno. Usciva l'acqua azzurra. Dicevo, chi arriva al sapone duro vuole delle caratteristiche di montaggio che somigliano a quelle di una prestazione della prestazione di una crema da barba, però un sapone duro. Diciamo che questo potrebbe essere un sapone duro tradizionale. Un sapone duro tradizionale perché? Perché i saponi di una volta non avevano le caratteristiche che hanno i saponi duri di oggi. Erano semplicemente dei saponi di Marsiglia, comunque dei saponi con magari alto tenore di grasso, anche animale, e non avevano delle schiumosità pazzesche, avevano parecchia scorrevolezza, venivano utilizzate delle ciotole con dei canali di vapore acqueo che sprigionato dall'acqua calda. E sì, probabilmente un sapone duro di questo livello potrebbe avvicinarsi ai saponi che si facevano, alla schiumosità di un sapone che si faceva 50-70 anni fa. Al giorno d'oggi, con i saponi duri che abbiamo, che sono molto tecnici, che di saponi duri forse hanno solo la durezza, perché poi si comportano veramente come delle creme. Inutile fare esempi perché abbiamo l'Elite, tante Elite su cui poter vedere e di cui poter parlare. Quindi, cari amici, la recensione di questi prodotti Chubby 3 Best Badger e il refill del Lard Soap Vomo Dundee terminano qui. Quindi io vi auguro un buon pomeriggio, un saluto da Mauro dal canale della rasatura del neofita e a presto per un nuovo video. Ciao!